E non... Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims you E oggi siamo di nuovo qui ragazzi said. Con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted E questo è un episodio un po' Secondo me ragazzi, un po' particolare Che anche importante oserei dire Perché le nostre che ora uh, Se gentilmente signore vi accomodate qui e ci fate la grazia, per favore, di sedervi. Ecco. Come potete vedere, sono le nove e mezza, First così, orientativamente, up, okay. del mattino. Dunque, prima di tutto c'è Jacopino che ha deciso di darsi al violino. Perché, come dire, no? È uno strumento con cui non, non ci fa granché, ragazzi. E quindi ha deciso di mettere, dopo tutto, un artista per lui. Secondo lui deve essere completo. Quindi, con la chitarra siamo al livello 8. Ehm, Dov'è? Forma fisica, lasciamo perdere. E... No, dicevo, dov'è il pianoforte ovviamente livello 10, ragazzi. Quindi il violino livello 2: una tristezza proprio infinita. Però, sì, il nostro vuole mettersi, no? Alla prova. E quindi è qui che si esercita. La nostra è a scuola e deve studiare sodo. Quindi, le nostre signore sono qua, dicevo: Oh, si è appena svegliata la piccola Bianca. Allora. Io mh, ho pensato un po' a come organizzare tutto. Se sì, anche io le invitiamo Shop per un caffè, magari. Cosa ne pensi? Vabbè, parla prima tu. Dimmi tu cosa pensi di fare. Beh, veramente avevo pensato di cucinare dei muffin, quindi più o meno siamo lì. Certo, non possiamo arriveranno da molto lontano loro, capisci alcune di loro. Sì Ah certo, lo spartito della loro vita sta per cambiare. E, e assumere delle note che non avevano mai ascoltato prima. Non lo so cosa hai detto, ma vabbè, dettagli. Dai, questa costa tromba. Per favore, scusate, la lotteria... Basta, fine della, per la, della lotteria. Volevo inoltre dire una cosa, ragazzi, che sono andata prima in tutte le altre mh, case Valentini. Quindi sono andata da Leo e Cristina, sono andata... Uh, da Davide e Giorgia e anche da Tommaso ho fatto anche per loro la lotteria. Dici che potremmo invitarle a restare a dormire qui, ma non c'è molto posto, Ilaria. Mm, questa sì che sarebbe un'idea. Eh vabbè, tesoro, non, no, non c'è posto, obiettivamente. Però sì, hai ragione, a parte lo spartito, sì. i colori della loro vita stanno per cambiare. E noi, io e te insieme, possiamo comunque cambiare le loro vite, no? Ma certo, è questo il nostro compito, no? Lo grideremo a gran voce. Bene, spero non sarà una lamata, secondo loro. Vedi, non è facile, del resto, come mangiare del cibo spazzatura. Patata, però, stai un po' rompendo le pere mentre due persone stanno parlando. Con tutto il rispetto, Patata, che c'è? Che c'è? Vieni a sederti, dai. Ma certo, allora direi che intanto è il caso di cambiarci, e poi sì, ovviamente anche l'aspetto economico andrà discusso. Non vorrei, sai, lasciarle come statue, insomma, ma sì, certo, non preoccuparti, io chiamo e tu intanto vai a prepararti. Preparerò di tre mesi un formaggio grigliato per mettere tutti al proprio agio. Sì, esatto, magari non saremo delle esperte di genitorialità, non abbiamo letto molti libri, però Ilaria, abbiamo entrambi dei figli e possiamo farcela, ma certo, e poi con il potere del sorriso ce la faremo, sì, vabbè, bene, abbiamo capito. Cara, io mi sbrigherei, proprio giusto per, sai. Eh, dovresti essere anche tu presente, quindi guarda, visto che a quanto pare hai deciso di darti una calmata da sola, eh, poi raggiungi, raggiungile qui, mettiti seduta dai, intanto la nostra Ilaria inizierà come dire no? Ehm, a un po' introdurre così l'argomento diciamo, quindi amichevole... Chiederà della carriera a entrambe. Come va allora il lavoro? Eh, certo. Soprattutto Maki Tesoro sarà felice di questa domanda. E intanto iniziamo. E poi... Samba. Chiederà loro della loro giornata. Insomma, no? Cose così. Giusto per, come dire... Rompere il ghiaccio. Ecco, Maki già sta col plumbob girato. Maki però... Patroni di casa presso affitti a <ride> Fittici, ma che vuol dire? Vabbè uh, Che stai facendo tesoro? Dovresti venire qui a accomodarti Vedi sta arrivando anche Summer Sedetevi signore Ma io non voglio stare qui con te A dire il vero Lei è una giardiniera Veramente dovremmo parlare C'è una situazione di cui dovremmo discutere Per favore Maki Se puoi, se puoi accomodarti Ho saputo che... Nel suo letto di morte, Arsenio, si è pentito, insomma, del, di come ci ha trattate. E lei, beh, sì, lei cercherà comunque un po' di Ecco rallegrare gli animi. Eh questa, però, tesoro, sei molto giocosa. Ma perché sei molto giocosa? Cioè, boh, vabbè. Fai una presentazione amichevole perché lei dirà: Non abbiamo mai avuto modo, occasione di presentarci. Io sono la moglie, quindi pensa quanto saranno felici. E lei parlerà del club progetto uh, famiglia. Hey. Right. Uh -huh. Ci sono Ancient. stati molti giorni di pioggia, ma ora dovremmo superarli insieme. Hey. Sì. <ride> vedete, <ride> yeah. vorremmo portare a compimento l'ultimo desiderio di Arsenio e questo se la ridono. <ride> cioè, quale sarebbe hey. l'ultimo desiderio? <ride> per me beh, ciao Nina proprio. Exactly. Eh, lei no, vedete, sul letto di morte voleva insomma che ci occupassimo dei suoi figli anche economicamente. Io non ho bisogno di niente. Il mio figlio, mia figlia, ragazzi non mi ricordo sinceramente. Uh, so mantenermelo perfettamente da sola. Uh, lei sì, adesso cosa pensate? Eh? Che tornerà il sole per questa vostra proposta? Arsenio se ne è fregato di noi. Neanche se avesse letto 54 libri di genitorialità avrebbe mai potuto recuperare. Sì, è vero, vi ha trattate come immondizia, io ne sono cosciente, però perché quei poveri bambini dovrebbero rimetterci? Noi... Non vogliamo certo portarveli via. Sappiamo che a casa vostra, insomma, vivono sereni. Hanno anche un cassettone. Però. E allora non capisco il motivo di questa riunione qua. Eh, lo so, tesoro. È dura da accettare. Tu, invece, caro, che hai deciso, oltre a romperci il pero, vuoi andare a lavorare? Sarebbe un passo avanti enorme, no? Vai. Vi prego, non dovete essere adesso dei dinosauri, dovete pensare al futuro dei vostri figli ed è innegabile che dal punto di vista economico la famiglia Valentini possa garantire una, loro una vita migliore, e Queste si, sto, si scambiano sto sguardo, che dici tu? Ma eh, obiettivamente mh, ha ragione, insomma stanno iniziando, no? Insomma, a capire, no? Lo so, Arsenio potrà essere sembrato a voi un robot privo di sentimenti e avrà sicuramente sconvolto le vostre vite, causato un'esplosione. Ma sì, vedete, mio padre era un dinosauro. Ma era anche una persona di buon cuore alla fine. Aveva solo un problema a legarsi. Eh? Capite? E credetemi, me ne ha fatte tante di lamate quando ero piccola come i vostri figli. Però. Poi ho capito che... Non era cattivo. Ma certo, domani scoppierebbe una lotta se i nostri figli scoprissero che... Il loro padre aveva deciso di dar loro un futuro migliore e noi non abbiamo acconsentito. Beh sì, anche questo è vero, sta dicendo lei. Eh, quindi sì. Insomma... Possiamo venirci un po' incontro? Eh? Ha ragione Summer. Sarebbe importante, no? Discuterne. E quindi fate una cosa, magari discuterne davanti a del buon cibo, no? Quindi fai così, prendi una porzione insieme. Sammer, cara, tu devi mangiare qualcosa? No, tu non devi mangiare niente. Sì, vedete, l'aspetto economico è fondamentale. La vita non è, dopo tutto, un videogioco? Sbaglio, Ilaria? No, tesoro, non sbagli. Solo ecco, calmati perché mh, prendono almeno qualcosa da mangiare. Tutte, no. Rieco, ecco, sei a dieta cara? Non lo so, dove è andata? È tornata, vabbè, ma Staca, ragazzi, si bug mistici proprio. Vabbè, Aurora è tornata a casa, quindi cercheranno, no? Lei parlerà ancora del club Progetto Famiglia, immaginiamo stia parlando ovviamente di questo progetto. E non devi disputare di genitorialità, tesoro. No, dovresti più che altro uh, dare dei consigli genitoriali. Non voglio certo insegnarvi il mestiere di genitore, ne saprete anche no? Ma più di me, però credo che dovremmo tenerci per mano in questa fase delicata della vita dei ragazzi. Beh, sì, non ha tutti i torti. Ecco, in cui Ilaria lo gestisce, vabbè, è eh, normale, quelle due si odiano Beh, sì, è vero Ha proprio ragione Ilaria, tu, no, sei più esperta di noi da questo punto di vista E quindi anche lei darà dei consigli genitoriali Beh, è innegabile che i bambini hanno bisogno, no? Di un aiuto, in questo senso Beh, mica scherziamo qua, dice Sam, Eh beh certo tesoro, nessuno scherza, che, che, che... cioè, nessuno lo mette in dubbio tesoro, che scherzi, eh, è ovvio. Uh, e quindi sì, so, so. Ah. <ride> bisogna calare la maschera e ammettere oh, che comunque, e oh, impara anche a conoscere, comunque è fondamentale aiutarli, no? E voi da soli non potete farcela, non avete le disponibilità economiche che abbiamo noi. Non per sminuire il vostro impegno Ma è la verità Quindi sì, le nostre diciamo che Secondo me ragazzi sono giunte a un No? po' un accordo Ecco dai, è pure Ria quel cleptomane Andate d'accordo tesoro la musica deve cambiare. Non siamo riuscite a contattare l'altra mamma. Magari penserà che siamo come pipistrelli. Non lo so. Che vogliamo assorbire tutta la sua energia vitale: la vita vitale di suo figlio o sua figlia, ragazzi. Perché, ovviamente, non mi ricordo un pero: se è maschio o femmina, chi aveva partorito o chi. Però, vabbè, è importante vegliare sul futuro dei ragazzi. Devono brillare se lo meritano. Beh, certo, hanno ragione. Meritano auto di lusso, poter andare nei miglior bar a prendere i migliori cappuccini. E sì, vabbè, insomma, di non gettare la loro vita nella spazzatura. È un aiuto, è sempre comodo, non convenite anche voi. E cosa proponete? Dovrebbero trasferirsi qui? Eh L'aria, ma che un altro non è proprio il caso. Perché in quel caso vedo, prevedo molti giorni di pioggia, sapete? Non ho intenzione di separarmi. Dal mio pargolo, barra pargola. Ma no, 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 per carità, non vogliamo far scoppiare una guerra in famiglia. Vogliamo solo aiutarvi a scrivere un capitolo della loro vita migliore e diverso con il sostegno di Arsenio. Era il suo ultimo desiderio e penso sia importante anche per i ragazzi, sta dicendo, no? Ma sì, sì, non deve scoppiare una guerra. Per questo abbiamo pensato di discuterne davanti a del semplice formaggio grigliato. Una discussione in famiglia, vedete? Beh sì, per loro tornerebbe di nuovo il sole. Beh, sì, tornerà il sole. Sono d'accordo, bisogna scrivere un nuovo capitolo nella loro vita. Oh, bene, vedo che siete delle persone di buon cuore, pulite, con cui si può ragionare. Quindi siete d'accordo tutte? Anche tu, Rieko? Sì, ripeto, io sono d'accordo. Non è necessario. Discutere davanti al cappuccino. Meglio! A il sei al formaggio ghigliato. beh, certo, tesoro, andiamo al sodo. Sì, quindi ammetto che sono rimasta un po' come una statua, però va bene. Sono una persona pulita, giustamente. E accetto. Questo progetto lo condivideremo con voi. Bene, ragazzi, vai a occuparti del piccolo, però. Perché altrimenti la vedo dura qua. Cambia il pannolino sporco e poi. Coccola. E quindi a quanto pare hanno deciso ragazzi di accettare, no? Di farsi coinvolgere, ma sì, sarà, per carità, sarà come, no? Un'esplosione per voi nelle vostre vite, però sono sicura che tutto poi andrà per il meglio. Direi a questo punto magari voi iniz potreste iniziare a parlarne con i vostri figli, insomma, no? Anche se sono molto piccoli, un conto è... Discuterne con le loro madri. Un conto è trascinarli, diciamo, sta dicendo lei qui a forza. Quindi magari ci raduneremo di nuovo. Fra qualche giorno, eh? Giusto dare tempo anche ai bimbi di capire. Oddio, furente per colpa di Diego, ragazzi. Mamma mia. Parla con lei. Insomma, abbiamo capito. Però ecco, poi ci sono quelle. Eh, lei andrà qui e batti sulla porta. Oh. Quelle che sono, ragazzi, poi dopo no le emozioni un po' represse. Perché ovviamente. Il dolore, ragazzi, c'è. La perdita c'è. E quindi. Perché non sfogarsi con l'arcinemico del marito? Questo tipo non lo sa, so, dei granchi nel cervello, eh, lo so tesoro. Uh, la vedovella! Sta dicendo, <ride> eh beh, certo. Ehm. Lei farà una presentazione amichevole inizialmente, ragazzi. Per. Allora. Ah, la vedo bella. Cosa ci fa lei qui? Senta. Um, signor Lobo. Signore, io sono l'artista. Maestro Lobo dovresti chiamarmi. Vabbè, come pero le pare, ha capito? Eh? Ma le sembra il caso di fare rumore a quest'ora? Ma lei lo sa? Che abbiamo dei bambini piccoli? No? E magari immagino del tipo Chiedi della carriera, no? Non siamo come lei tutto il giorno davanti al computer. Sì, vabbè, tesoro, ciao, pensi che sia questo il mio lavoro, eh? Io sono un artista. Non passo certo tutto il tempo a guardarmi allo specchio, anche se mi piacerebbe molto. Senta, sì, a me non me ne frega niente di quello che lei fa per vivere, anche perché si è disoccupato, caro. Ma da quando sei disoccupato? Ti hanno licenziato? Oh Mio Dio, Diego! Ma come sei disoccupato? Non lo so, non ho parole Vabbè, immagino ragazzi Magari sei un libero professionista Lavora da casa? Non me ne frega di quello che fa durante le sue giornate Beh, molto allenamento fisico A differenza di quello che era suo marito E insomma Vedermi abbigliamento ha capito che genere Di allenamento fisico Posso fare io E lei ovviamente ragazzi eh, si, si, si scoccia, no? Impara a conoscere. Un allenamento di letto, vedete? E lei, stata, a me non me ne frega proprio niente se lei si ingozza di cibo spazzatura o quello che fa nel suo letto, ha capito? Eh? È che non passiamo tutto il tempo come lei davanti a un computer a non fare nulla tutto il giorno. In più abbiamo dei bambini piccoli, ha capito? Oh, sempre la stessa musica con questi figli piccoli. Si goda un po' la vita, signora. Dovrebbe dalla perdita aver capito. Che la vita è una... Eh, caro, te la stai cercando, però, eh... Ma proprio parecchio... Lei vorrebbe fare fuoco e fiamme, però... Summer, io me la immagino parecchio... Calma, poi, ragazzi, in realtà... Non è... Una testa calda... Mettiamola in questo modo... E partirà con la ramanzina... Sì, vabbè, però... Lascia perdere il gatto, ti prego... Non è il momento... Anche lui, ragazzi, eh, col plumbob girato, ovviamente, tu la puoi richiamare, ti prego, guarda, chiamala. Chiamala e gioca un po' con lei, perché altrimenti qua non ne usciamo. Quello che lei deve cercare di capire, no? È che non vive da solo in questo palazzo, ha capito? Eh? È difficile per lei capire una cosa del genere? Eh, eh a lui non gliene frega granché. Chiacchiera dei valori delle proprietà, ma perché non si trasferisce altrove? Invece di venire qui Di continuare a stare qui e fare casino eh, Eccola oh, lì Ragazzi il gatto Ti prego Discuti dei cambi nel quartiere Eh? Questo è un quartiere poi adatto alle famiglie Che cosa fa lei qui a vivere qui? Non lo capisco no, Ma veramente è il contrario Questo è più un quartiere sta dicendo lui Di lusso non adatto alle famiglie Beh, questi sono discorsi da immondizia, capito? Ma è se è lei che sta dicendo... Eh, che era lì, ragazzi. Urla parole proibite. Mamma mia, è proprio incacchiata. Eh, questa annoiatissima, ragazzi. Non ho parole. Cara, vai qua. Cerca un attimino di... Ecco, tipo, guarda un po' di televisione. Guarda la TV, riprenditi. Lei, ragazzi, ovviamente... Deve fare attività extracurriculari. Tu per favore. Il gatto. Che fine ha fatto il gatto, ragazzi? Cioè, un attimo, perché altrimenti, qua veramente non, non ne usciamo. Allora, chiamala da te. Facci no, no. questo enorme no, no. piacere. Guardate come lo fissa. È veramente incavolata, ragazzi, ma molto, molto incavolata. Quindi. Ecco, lei non se ne potrebbe andare a pesca? Eh? A pesca? Non è un mio hobby. Insomma, potrebbe traslocare? Ci sono tante case invece di stare qui a fare tutto questo chiasso? Eh? Va bene? Eh, è lui, ma io non vedo perché. Cioè, perché devo trasferirmi io? Trasferitevi voi. Del resto, io vivevo qui già da prima, sta dicendo lui. Quindi, non capisco. Perché dovete ogni volta venire qui a rompere il pelo e lei attaccherà con la Filippica. Nel senso, eh, certo, perché lei non ha figli. Se avesse figli, capirebbe. Ma io non ho figli e nemmeno li voglio, guardi. Quindi, è problemi vostri, ha capito? Eh? Io la mia vita la vivo come voglio. Quindi, per favore, non mi rompa le scatole. Che è qua, chiacchiera. Su via! E la stringe, ragazzi. Lei è solo una triste vedovella. Io la capisco e lei lo guarda con. Eh, tipo, ragazzi, un po' di rassegnazione perché ha capito che Diego o c'è o ci fa. Secondo me c'è e ci fa entrambe le cose. No? Vuole che la inviti a cena una sera di queste? Possiamo andarci a mangiare qualcosa? Eh? Sembra una persona, come dire, molto dolce. Ma per lei la vita è un videogioco? Eh? No, che non voglio essere invitata a cena da lei, ha capito? Voglio soltanto che smetta di fare rumore. Va bene, ok, tesoro. Tanto non. Um cioè non ci sono speranze che possa capirti, quindi ti consiglio veramente di insomma, lasciar perdere. Vabbè. E quindi sì, ragazzi, niente, il Diego poi il nostro Lobo ci si mette a romper le pere. Ecco, dai, seri di livello in carisma, sì. La vedo adatta a te come richiesta. Potrebbe prendere la sua auto e uscire, no? Invece di stare in casa? E lei invece di stare davanti a dei vecchi libri sulla genitorialità, potrebbe vivere la propria vita. Divertirsi un pochino. Sembra più vecchia di quello che è. Quanti anni avrà? 50. E lei cosa? Vabbè, sì, insomma, ragazzi, abbiamo capito. Oh, su, via esca a mangiare del cibo spazzatura ogni tanto. Eh, sì, caro mio, guarda, allora. Aiutare a governo una cattiva relazione Ma con chi? Con Ilaria Eh beh certo Ovviamente Tale padre tale figlia Quindi lei a questo punto um, Lo lascia perdere Dice vabbè senta Tanto lei non vuole capire No? E Oh Arsenio Accarezza Arsenio Ragazzi ci sei mancato Arsenio! Chiedi di diventare il fidanzato! Ma come? Vi eravate sposati? Bacia, Sei venuto per vedere tuo figlio, vero? O per litigare con il lobo, perché è una delle due, eh? Oh tesoro! È un sogno! Sta dicendo lei? Mi sembra come di sentire profumi di fiori. Ora che sei qui accanto a me, l'ho imbarazzato. Che splendido regalo mi hai fatto! Sì, tesoro, abbiamo capito. E ovviamente Arsenio, ragazzi, flirtante prima di subito. Perché è Arsenio, no? Quindi, ma sì, ragazzi, facciamo fichi fichi. Magari alla fine scoprirà che era tutto un sogno dovuto alla forte stanchezza. Sono venuto qui, sai, voglio essere una persona migliore Per vedere nostro figlio E dai, vabbè, senti mh, Magari lo passo a salutare dopo Ecco, amoreggia con Arsenio Stavi facendo la guerra con Diego Lobo? Ricordati che sono sempre a disposizione, cara Esco dalla tomba e ne ne dico quattro No, vabbè, caro, non preoccuparti Veramente, non c'è bisogno Ritagliatevi questo momento di intimità, voi due soli soletti e quindi, sì, ragazzi, la guerra con il Diego Lobo è sempre aperta perché figuriamoci: se il Diego Lobo capisce il momento, ragazzi: quello non capisce una fava, figuriamoci il momento. Eh, caro, dovresti però preparare qualcosa quindi, ripulisci. Madonna, l'1,25 ragazzi è una cosa tremenda. Allora, eh, servi la cena, un'insalatina dai. E quindi sì, tesoro, ti sei ripresa tu? Eh? Passata la botta di noia? No. Sì, perché da quando è venuto a mancare il suo padre, ragazzi, ho notato che molto spesso... Ecco, sta iniziando a reputare noioso il lavoro, no? Oh, ecco, fai una cosa, brava. Puoi dedicarti un po' a lei, per favore, perché... Accarezzala. E gioca con il puntatore laser, per piacere. Grazie, eh? grazie mille. E quindi sì, la guerra con il Diego Lobo, ragazzi. Eh, il progetto della famiglia. Insomma, in casa Valentini al solito non ci si annoia mai. Patata, si sì, vattene a dormire perché, direi che è proprio necessario. Dormi, e quindi sì. Io direi, ragazzi, che a questo punto noi possiamo anche fermarci qua per questo episodio. Dobbiamo aspettare, come abbiamo detto anche prima, che i pargoli crescano. State dormendo ancora vicini? Oh. Sì, e lei penserà che è stato solo un sogno. Dicevo, abbiamo intanto radunato le mamme, ora io vedrò se in qualche modo ci sarà la possibilità di radunare anche l'ultima. E per questo, anzi, fatemi controllare prima di chiudere ufficialmente il video. Chiama per un servizio. Sì, vabbè, è un po' è giocato, basta. Chiama per un servizio. Perché devo capire, ragazzi, cioè, questa donna è sparita. Allora, o è, è accaduto qualcosa, ragazzi, tipo non lo so. È perché è strano che il servizio si sia disattivato da solo. Io non l'ho disattivato. Per lo meno da che ho memoria, non, non mi sembra proprio. Vabbè, ora devo proprio andare, ciao. Polizia è continuativo, vediamo un po'. Eh, vedete? La persona incaricata arriverà a giovedì alle 10.05. Non c'era più, ragazzi, um, il servizio attivo, quindi non lo so, non vorrei... Fosse capitato qualcosa alla mamma ragazzi è quella mamma io non, non ne ho idea anche perché ecco ma chi vabbè non mi sembra anche di vedete non ci sono neanche più i pargoli quindi non lo so se sarà effettivamente possibile ragazzi portare poi a compimento il progetto di Arsenio vediamo un po in qualche modo faremo magari le nostre andranno tipo alla ricerca delle abitazioni di queste poverette in qualche modo, ragazzi, ce la faremo. Però, sì, per il momento fermiamoci qui. Dobbiamo aspettare che la piccola Bianca e il piccolo uh, Christian diventino quantomeno toddlerini per far sì, insomma, che avvengano che avvenga questo incontro, immaginiamo, no? Al momento, ecco, nella mia fantasia, come dice sempre la mia amica Adana I Sims. Um, in questo momento le mamme stanno un po' preparando, fra virgolette, i pargoletti mm. Seppur piccolini oh. alla, alla presenza, no, di queste... Di questa nuova figura, di queste nuove figure Poi è Ilaria, no? Um, Summer e i, i bambini, ovviamente Quindi sì, fatemi sapere cosa ne pensate Anche del Diego Lobo che rompe il pelo, ma quello ragazzi è... Um... Una condanna praticamente ormai Dobbiamo rassegnarci Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare Tutti i vari modi per contattarmi Programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber Andate iscrivetevi ragazzi E soprattutto Campanelline sempre attive mi raccomando Perché soltanto in questo modo Vi arriva una notifica quando qualcuno di noi pubblica Un video nel proprio canale Quindi mi raccomando mi raccomando mi raccomando Detto questo, che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Tesoro, dovresti poi cambiare il pannolino prima di pullarlo, pullarla anzi, perché, insomma, lo schifo qua. Una buona giornata, o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Guardate questo. Oh, mamma mia, ragazzi. Ormai lo sapete più che bene sul Soul Simmers. E non...